Buongiorno Fagnano, eccoci con il consueto video di informazione dell'amministrazione comunale, il primo video dell'anno nuovo. Oggi è il 7 gennaio, ieri era l'Epifania e le feste di Natale si sono concluse, quindi da lunedì tutta la vita amministrativa, politica, scolastica torna alla normalità. Un certo tipo di normalità ovviamente, perché siamo ancora in uno stato di emergenza. Infatti i numeri del Covid sono sempre in aumento e anche Fagnano è in linea con la media nazionale e regionale e oggi il numero dei positivi è di 520 persone. Ribadisco che essere positivi al Covid non è di certo una colpa. Bisogna semplicemente cercare di rispettare tutto ciò che ci viene detto per contenere questa pandemia che in questo momento si trova nella sua quarta ondata. Speriamo che presto i numeri cominceranno a diminuire e si possa tornare a una certa normalità. Una comunicazione: è stato rimosso il defibrillatore di via Cadorna, è stato rimosso per manutenzione straordinaria. Appena sarà riposizionato daremo comunicazione. Si fa presente che il defibrillatore più vicino è quello di Piazza Matteotti, attaccato all'edificio della biblioteca comunale. Oggi è il 7 gennaio e l'Italia festeggia la festa del tricolore. Il tricolore che è stato adottato il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia per il primo stato sovrano italiano che era la Repubblica Cispadana, uno stato napoleonico. Quindi oggi c'è questa ricorrenza e tenevo a farvi sapere questa piccola pillola di storia che fa parte della nostra storia nazionale. Non ci sono comunicazioni di manifestazioni culturali in questo periodo, questo è dovuto proprio anche all'aumento dei casi Covid. Appena si tornerà ad avere un calendario di eventi culturali torneremo a informarvi all'interno del video. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana e al prossimo video.